qua perché l'anno scorso l'hanno fatta via Zoom, quindi era più facile essere bravo per scritto, no? E quindi sono contento di dire sì, va bene, grazie di aver detto tutte quelle cose belle su Google, eccetera. E mi approccio a questo Sanremo in maniera sicuramente più serena rispetto all'anno scorso, perché comunque se ho capito una cosa è che questo palco, il palco dell'Ariston, è imprevedibile, quindi ho fatto pace con questa presa di coscienza e so che non mi devo aspettare niente. Poi ecco, la mia canzone che porto quest'anno si chiama Tango, appunto parla di un amore a distanza, che per la prima volta sono contento di essere riuscito, almeno secondo me sono riuscito, perché giustamente spetterà a voi, al pubblico, vedere se l'ho fatto in maniera giusta, oppure no, bella, oppure. Però io sono molto contento, sono riuscito a raccontare una storia che non ha vissuto in prima persona, ci ho messo dentro del mio vissuto, che però sono una relazione a distanza, però appunto non parlo propriamente di me. E, sono molto fiero di questa canzone, davvero, ma sono anche e soprattutto molto fiero del video che uscirà, perché il video è molto importante per me per completare appunto brutto dire un'opera, cazzo, è questa esperienza. Quindi sono molto curioso, spero che vi piacerà il video, spero che vi piacerà quello che pensate di portare sul palco dell'Ariston. Ho conosciuto tante belle lavori, ho capito sicuramente che al di là della spontaneità con cui comunque voglio e continuo a fare musica, sicuramente c'è ci deve essere un'etica del lavoro, una professionalità, una serietà che per forza di cose l'anno scorso non avevo, quindi sicuramente sono diventato più consapevole da quel punto di vista. Ecco, bisogna meritarsene poi le cose, nel senso che una volta che ti arrivano ci metti un attimo poi a perderle. Io non voglio che succeda, ho capito che uno dei modi con cui posso, con tutte le mie possibilità appunto, tenerlo è attraverso dedizione, passione, professionalità, serietà. Detto questo, niente, io continuo ad avere gli stessi amici di prima, fare le stesse cose più o meno che facevo prima, quando non sono in tour o in giro per fare altre attività. Quindi è cambiato poco, ho una casa con delle porte, cioè adesso per prima, l'anno scorso, durante Sanremo appunto ero, non ero proprio stato sfrattato, ma quasi, e quindi poi mi sono trovato a casa dei miei, adesso invece mi sono trasferito da solo di nuovo e ho una casa con delle porte, prima avevo delle tende e dei muri di carta di gesso grossi, così stessi così tra una camera e l'altra, e quindi non le cose erano difficili. E basta, al di là di quello non è cambiato niente, solo questo. Adesso che le cose stanno andando un po' bene, volevo celebrare, no? Un po'.
effettivamente quanto spaccherebbe il bar, vorrei cantare con Biagio Antonacci, con Biagio Antonacci. Allora, la mia giornata qui a Sanremo l'avevo tranquillamente per quanto possibile, nel senso che appunto mi sveglio, poi all'inizio, i primi giorni, io sono qua da sabato tipo, i primi giorni cercavo anche di andare a corrompere, e poi ho smesso, non ce la faccio più. E... come? No, se vorrei fare... Ci è sfuggito come hai detto l'ultima parola. Volevo fare, poi non l'ho smesso perché... No, a correre. A correre. Mi facevo 20 minuti, mezz'oretta di corsa la mattina, da sabato, domenica, quindi già ho smesso. E vabbè. E quindi niente, no, sto preparando, faccio... cerco di mangiare leggero, bene, sano, tranquillo. L'ansia vera la sentirò stasera. L'ho sentita... ho sentito il primo colpo alle ultime prove che ho fatto, perché su quel palco, quando sono salito su quel palco, mi è arrivato proprio un flashback delle prove che avevo fatto l'anno precedente e dei ricordi di come era il festival l'anno scorso per me. E quindi tutte quelle emozioni mi avevano caricato l'ansia, e per me quelle prove è stato fondamentale farle per al di là di tutti quelli che potessero essere ovviamente ascolti, metti a posto, rifinisci, per dire addio, salutare il Tananai dell'anno scorso su quel palco e portarne uno nuovo quest'anno. A quel punto comunque sono cambiato e voglio portare anche un altro lato di me che è sempre stato presente e che non ho avuto modo, perché una canzone devi portare è purtroppo, e quindi non ho avuto modo di portare l'anno precedente. E se dovesse esserci un problema... Mi rifetto ovviamente a quello che è successo ieri sera, che sarà benissimo. Non cercherei, vabbè, toglierei un ear e proverei a risolverla. Ecco, diciamo, se non sentissi niente direi, ah, per favore, facciamo, se si può fare. Penso si possa. Sì. Si può, fare anche. Poi capisco che quello che è successo. Quello che è successo ieri, ho visto che si è scusato, quindi